quale voi siate venuti e venute, benvenuti. Si sdrai per favore. È con questa richiesta che Vladimir Luxuria è approdato al Teatro Giotto di Vicchio con il suo nuovo lavoro teatrale. Uno spettacolo del tutto originale che affronta i problemi della sessualità in chiave comica. È come se fosse una psicoterapia di gruppo dove il pubblico diventano i pazienti, quindi sappiatelo, ma in maniera molto scherzosa si interagisce. Ho un assistente che ha sdoppiamenti di personalità, ogni tanto si crede di essere Patty Pravo, ogni momento la Carrà, e quindi ci sono anche momenti proprio a travestì, alto spettacolo, a travestì drag queen. Veramente un modo abbastanza scanzonato di farci quattro risate insieme. Uno spettacolo dunque ironico e divertente, senza però mai cadere nella volgarità. No, io sono trasgressiva. Anche voi, se voi sentite una persona in parola volgare, devi cercare altrove, non voglio dire dove, ma devi cercare altrove. Un fiume di parole, quello di Vladimir, l'artista più trasformista del piccolo schermo, che durante il consueto incontro con il pubblico, nel pomeriggio del sabato, si è messo a disposizione di tutti, rispondendo alle domande di Paola Leoni. Ne è emerso un personaggio a tutto tondo, ironica e autoironica, ha affrontato vari temi, dalle note autobiografiche che maggiormente la contraddistinguono. Io dico sempre che essere donna è un gran dono della natura, oppure, come nel mio caso, un regalo che mi sono fatta da sola. Al suo impegno sui temi sociali, come la lotta contro l'omofobia o la commemorazione del Giorno della Memoria, tema del quale tratta anche sul suo ultimo libro Eldorado. Molto importante la memoria, il 27 gennaio, ovviamente anche tutto quello che si può fare a livello locale, con iniziative, dibattiti, ed è, scusate, un po' divagato dal libro, comunque è anche questo il motivo per cui ho scritto questo libro. E nel parlare della sua imminente partenza per l'Isola dei Famosi non sono mancati alcuni riferimenti alla politica attuale e qualche frecciatina ai suoi ex colleghi. Tu sei stata la prima transgender che è stata eletta in un Parlamento? No, la prima è stata Daniela Santanchè.